viaggiando con pullman di circa 30-35 anni, da terzo mondo. Poco fa l'autista, per chiudere le porte dietro, ha dovuto fare un escamotage con dei fili. Di qualcosa, Enzo, se vuoi. C'è un po' di acqua che cola. I pullman colano, le porte non si chiudono. Noi per 2 giorni abbiamo viaggiato con le porte completamente aperte perché la porta non si chiude. Attualmente l'autista l'ha dovuto chiudere collegando dei fili. Qua siete impagnati, sono impagnati oggi. Tutti impagnati. Ci puoi vedere? Perché il pullman piove, oggi è una giornata brutta e sta piovendo, come vedete. Qua piove. Tutto bagnato qua. Ma va contenta qui sulla testa di dottore. Noi viaggiamo con gli ombrelli aperti, come vedete. Questa è la porta che fino a qualche giorno fa non si chiudeva. Ah, anche prima si è chiuso e l'autista l'ha dovuto chiudere. Noi non sappiamo più a chi chiedere e cosa fare. Vai, Dario, vai. Uno dei problemi sicuramente maggiori è la sicurezza. Qua si parla di sicurezza tutti i giorni, però sembra che qua la sicurezza non esista. Abbiamo i pullman, tra l'altro anche questi qua, dei pullman che portano i ragazzi nostri a scuola, ci stanno i sedili staccati. Cioè, se quello fa una frenata e sti ragazzi cadono, la sicurezza dove va a finire? Pullman con il cristallo davanti inclinato e rotto. Cioè, tutta questa sicurezza qui sembra che non esiste. Inoltre vorremmo sapere chi ha fatto le revisioni di questi autobus. Perché sono autobus che hanno 30 anni e sono autobus che sono stati acquistati dagli altri stati dove erano dismessi.